un giorno dopo l'altro. Gli invisibili diventano visibili. A Pescara, grazie alla rete messa in piedi dal comune con il piano antifreddo, una 80ina di senza tetto è ospitata in alberghi cittadini in collaborazione con On the Road, nella cittadella della Caritas e in alcuni appartamenti confiscati alla criminalità. Storie diverse di chi conduceva una vita normale in strada ci si è ritrovato per varie vicissitudini. In questo momento abbiamo 25 persone che sono allocate all'interno della struttura che noi gestiamo di insieme con la Caritas, quindi la cittadella dell'accoglienza, e poi abbiamo 35 persone che sono all'interno di un albergo che già da qualche anno abbiamo questa scelta perché è l'unica maniera che ci consente anche di rispettare tutta quella che è la normativa Covid. Diciamo in questo momento 35, abbiamo avuto anche dei picchi fino a 40-45 persone in queste giornate, quindi sono un aiuto concreto. E poi non ci dobbiamo scordare che la sera abbiamo le unità di strada che costantemente escono all'interno della città in maniera tale che diamo subito un pronto intervento nei confronti di quelle persone che in queste nottate particolarmente gelide e fredde hanno bisogno di un imminente aiuto. Insieme l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio e l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia, i quali spiegano come Pescara sia una città di passaggio per molti clochard che qui si fermano in cerca di un posto e di un pasto per poi ripartire chissà dove. Soprattutto in periodo invernale abbiamo tante persone in questo contesto che arrivano su Pescara, si fermano e lì la difficoltà, perché non si tratta di persone che non si conoscono, che anche quindi non sono all'interno della struttura delle politiche sociali, quindi con gli assistenti sociali che già sanno dove, e quindi è anche un po' più complicato. Ecco perché la sera abbiamo le unità di strada. Tutto questo in sinergia con la protezione civile. Abbiamo in qualche modo fatto un piano di intervento preciso. Laddove questo piano di intervento preciso sulle persone sia, diciamo, da implementare alle politiche sociali, la protezione civile attraverso le attivazioni di quelli che sono i volontari di protezione civile o addirittura con il gruppo comunale può attivare questa associazione in soccorso dei cittadini, ove ovviamente non ci siano risposte immediate o non siano sufficienti per effettuare quelli che sono i soccorsi delle persone. Ho trovato un senza tetto che stava rovistando nel pattume, stava mangiando, sono rimasto scioccato da questa cosa. Ci ho parlato 10 minuti, un quarto d'ora, lui mi ha raccontato che insomma faceva un lavoro di dipendente, si è trovato disoccupato, senza famiglia e si è trovato perso evidentemente. C'è chi rovista nei cassonetti, chi dorme sui cartoni in pieno centro e chi si lascia convincere ad andare in albergo nelle varie strutture condividendo non solo cibo, anche un sorriso e rendendosi meno solo e meno emarginato da una società veloce, forse superficiale, che non vede o non vuole vedere. Un giorno dopo l'altro la vita sempre.